Buonasera, Adventures Planet, qui è Calavera Café e in particolare Cristiano di Calavera Café. Abbiamo invaso un pochettino anche il canale di Adventures Planet perché diciamo che noi vogliamo diffondere il verbo in lungo e largo. Come potete vedere dal titolo sotto, parleremo oggi di The Last Express. Abbiamo in mente un po' di fare dei video particolari, ma per The Last Express abbiamo fatto un'eccezione perché è partito proprio un commento audio così. Estemporaneo, e con me ovviamente c'è un collega d'eccezione. Non è Tizio, non è Caio, è Semprini. Penso che sta cazzata l'abbia detto Ecco, tutto. beh, pu puoi anche smettere di usarla, grazie. Esatto. Penso l'avrai sentita quelle 700-800.000 volte. No, in realtà non tantissime. Fatta così, no, in questa maniera così Bella. teatrale, simpatica, no. Ah, beh, simpatico, ok, io pensavo demenziale. Va Grazie. bene, allora, qui abbiamo, scorre sotto i nostri occhi l'introduzione di The Last Express, questo gioco della Smoking Car di Jordan Mechner, distribuito dalla Brother Band. Questi sono nomi che nel campo, diciamo, degli action adventure sono abbastanza noti, no? Jordan Mechner, infatti, è l'autore di Prince of Persia e di Karateka, sono quei classici che erano appunto distribuiti proprio dalla Brother Band. Però nel 1900, oddio, 97 credo, Prima, non è 97. la data è non 97 questo gioco, non lo so, vabbè, appunto, 97, hai ragione. no, benissimo, è stata pubblicata questa avventura grafica molto particolare, un'avventura grafica unica direi, ambientata interamente su Oriente Express, no? E diciamo, questa introduzione ci vede il personaggio di Tyler Whitney guardarsi attorno per vedere, sta aspettando qualcuno. Ecco, questo già la prima cosa che si può pensare è che sia il protagonista del gioco. Invece poi scopriremo che non è così, no? Tyler è un personaggio che scomparirà. Sì, dimmi. La vita molto lunga, sì. Esatto, no, e questo protagonista sta comparendo adesso su questa motoretta epica. Lui entra così sul treno, cioè lui gli piacciono le cose d'azione. E questo è l'inizio del gioco che fa, e succede la prima cosa che fa impazzire, diciamo, noi maniaci di questo gioco, che secondo me è un capolavoro, possiamo dire. Ecco questa, cioè il fatto che c'è questa ragazza con i capelli rossi che si toglie appunto il cappuccio e si vede che è una ragazza, che è un dettaglio di quei dettagli che ti fanno dire: ma chi è questa? Che rapporto ha con questo personaggio che scopriremo essere Robert, si chiama Robert. E niente, non lo sapremo mai. Cioè, una di quelle cose che nel gioco non viene mai detta. Queste sono cose, Chiedo materiale scusa, magari per potete dirmi qual prequel, è lo sequel, scompartimento di insomma, roba Tyler che Whitney? Ah, oh, monsieur, approfondiremo in dicevi seguito. Non cosa so è se hai lo visto Alberto, scompartimento ma di dalla Tyler stanza Whitney? di Tyler è appena uscita Anna Wolf, che è, insomma, una di quelle Beh, finezze che poi si capiscono solo a fine gioco, no? fine gioco, sì. Ma poi l'inizio di questo gioco è fantastico, proprio anche per quello che stiamo vedendo adesso, nel senso che è già scioccante così. Sì. E poi soprattutto ci mette in mano proprio, ci butta addosso una delle meccaniche principali del gioco, no? Sì, beh, questo è un gioco completamente in tempo reale. Questo è probabilmente il tempo reale meglio riuscito perlomeno in campo delle avventure grafiche. In effetti questo è proprio il primo, fra virgolette, enigma. Noi troviamo Tyler morto nel suo scompartimento e dobbiamo vedere come liberarci del corpo. Se facciamo troppo tardi, arriva il controllore e ci fa il mazzo. Sì, o un altro passeggero, adesso non mi Sì. ricordo, che dovevo Ah, incontrare. forse sì, forse è arrivato il tedesco Schmidt. Sì, Sì, che esatto. dice, oddio, cosa sta facendo? E c'è il game over, Sì, quindi tu inizi già che se... ti sì, sì. mettono già in questa Ma il game over è molto ansia. frequente in questo gioco, solo che è una di quelle cose rese non frustrate dal fatto che si può tornare indietro letteralmente con le lancette dell'orologio fino al punto in cui c'è la decisione che poi ha causato il game over. Quindi sostanzialmente è tutto basato proprio, tutti gli enigmi, o quasi, sono basati proprio sul tempo reale. Qui Robert sta indagando, diciamo, sulla cosa e c'è già la prima, diciamo, la prima scelta, cioè il fatto che adesso qui, ringraziamo Andrea Pannocchia, Ah, sì, è vero, non l'abbiamo detto. un uomo che c'ha più avventure grafiche che campi di mais, no, niente così. lui ha preso la scelta di prendere il Ah, corpo di monsieur. Tyler, di buttarlo direttamente sui binari, diciamo, senza troppi complimenti. In realtà,
Questa cosa provoca delle conseguenze, perché più tardi arrivano i gendarmi, i poliziotti a dire chi è stato a buttare il corpo, e fanno, bisogna nascondersi. Oppure si può fare anche in un altro modo. Tyler può essere nascosto nel letto, e in questo caso può essere buttato in maniera più agevole nel mare, proprio nel fiume, non lo so, attraverso in un altro momento del gioco, diciamo. In quel caso non vengono i poliziotti, quindi ecco, diciamo, un gioco che secondo me guadagna molto non nella prima run, ma nella sua, sì, questa è una cosa di queste tipiche cose che tu riesci a fare una volta che tu lo sai già, adesso non puoi farlo alla prima volta, al primo tentativo, cioè non ti viene, non ti verrà mai automatico di aspettare un altro momento per sbarazzare. Ma poi il tempo reale fa perdere molte cose, molti eventi vengono persi, questo è proprio tempo reale vero, non come quello del Virtual Theater di Pit in Sky, ma diciamo molto abbozzata. Questo è proprio perdi veramente degli eventi se non sei presente, e quindi è molto importante, ci sono delle cose che accadono nello stesso momento, e quindi rigiocandolo si può apprezzare di più. Comunque ecco, questa è una delle prime cose interessanti del, cioè veramente ce ne abbiamo dette parecchie, una delle cose interessanti del gioco si può vedere adesso, cioè mentre Andrea qui ha letto tutti i giornali, che se non sbaglio sono articoli veramente stati scritti in quel periodo, che è il 1917, fra l'altro è l'ultimo viaggio del l'Oriente Express, poi entriamo un po' più nel dettaglio, si possono vedere i sottotitoli delle due ragazze francesi che stanno parlando fra loro. Le ragazze francesi non sanno che Robert le sta capendo perfettamente, perché delle caratteristiche del gioco è che praticamente il doppiaggio è costituito solamente dalle frasi dette in inglese, cioè la lingua di Tyler, di Robert, no? Mentre invece alcune lingue come il francese, il tedesco e credo in parte il russo sono sottotitolati. Il russo è sottotitolato in parte perché Robert ha delle difficoltà a capirlo, quindi praticamente le lingue sono sottotitolate quando Robert le comprende. Il serbo infatti non è sottotitolato, perché il serbo Robert non lo capisce, o capisce la parola, quindi praticamente solamente alcune lingue. E in effetti qua c'è in italiano è stato fatto un lavoro secondo me anche bello grosso, molto, molto interessante, in cui sono state tradotte in italiano solo le parti in inglese, mentre invece sono lasciate in lingua tutte le altre. C'è stato i doppiatori hanno anche dovuto faticare per cercare di imitare le voci originali dei doppiatori, tipo quella del capotreno che cerca di... il lavoro è stato fatto molto bene, altre volte un po' meno bene, però lo sforzo è incredibile, no? Sì, anche perché poi il gioco originale ha una cura da questo punto di vista che... è veramente unica, io non penso che ci siano tanti altri giochi che usino questo escamotage, no, dei sottotitoli per, insomma, per simulare la poliglottia, insomma, come si dice, la multietnicità no, delle lingue. Sì, ma infatti il gioco si può dire che è molto maturo, proprio fra molte virgolette, che è un termine un po' inflazionato, però questo è veramente un gioco maturo. L'autore che abbiamo detto essere Jordan Mechner, non è solo autore del gioco, ma è anche regista e co-sceneggiatore di questo gioco, quindi praticamente stiamo parlando di un gioco d'autore in cui diciamo la troupe, comunque gli sviluppatori del gioco, sono proprio andati fisicamente all'interno di un Orient Express, di un treno, e l'hanno cercato di riprodurre nei dettagli, un po' come ha fatto Cameron col Titanic. Certo, questo è stato molto più ardito, però il meccanismo è lo stesso. È un gioco purtroppo sfortunato, è costato molto, e purtroppo, nonostante i plausi della critica, non è andato tanto bene. Infatti poi la Smoking Gun è stata ha dichiarato bancarotta, quindi è finita male, purtroppo. Però il gioco è diventato un cazzo, per fortuna, col tempo. Noi stiamo giocando alla versione, credo, originale, non alla versione, diciamo, quella che è stata poi resa fruibile sui moderni sistemi operativi, anche su mobile, no? Quella, diciamo, edizione speciale. Questa è l'originale. Ecco, qui sta appunto parlando... presentazione dei personaggi, questo è August Schmidt, tedesco. Questo è, sono i personaggi di Last Echo, sono tutti molto interessanti. Questo, per esempio,
Non, adesso non voglio spoilerare, anche se faremo spoiler a continuo, assolutamente. Questo è un personaggio interessante perché, diciamo, nonostante un trafficante d'armi, questa è una cosa che verrà detta dopo, in realtà è molto ingenuo. Cioè, è uno di quei personaggi pedine che si fanno un po' raggirare, no? Quindi, insomma, adesso sembra che la comandi lui, invece. Ecco, questo è un altro, è un personaggio russo. Si chiama Stefan, mi sembra, qualcosa del genere, ed è un anarchico, ed è contrario al governo di un vecchio che si chiama Vassili, che si è questo qua, eccolo qua, insieme a me. Lui è un anarchico, è contrario a, che credo sia un zar o qualcosa del genere. Il problema è che quest'uomo conosce la nipote, che è quella lì che abbiamo visto, che sono molto amici, quindi c'è questo conflitto di interessi, non sa se andare contro il nonno o se andare a favore della nipote, vabbè, quindi dilemmi morali a go-go. E qui Andrea sta guardando il menu, che cos'è? Hanno le tariffe. Le tariffe. Va bene, e niente, insomma, io volevo anche dare un minimo di cenni storici per questo Orient Express, cioè giusto per far capire il contesto, cioè un servizio ferroviario che è cominciato nel 1983 che collegava Parigi a Costantinopoli. Chiaramente è teatro anche di cose, di eventi e di anche di fantasia importanti, come per esempio dalla Russia con amore, James Bond, no? Oppure anche ovviamente Assassinio sull'Orient Express, sì. Il romanzo di Agatha Christie, famoso film chiaramente. Il servizio dell'Orient Express è stato interrotto durante la prima e la seconda guerra mondiale, oltre a essere chiuso definitivamente nel 77. E infatti questo gioco è ambientato proprio subito prima della prima guerra mondiale, 4 giorni prima, ed è direttamente collegato al conflitto, perché in effetti si consuma proprio le cause del conflitto. Sì. E va bene, insomma, io avrei qualcosa dopo quando riguarderà il telegramma, saranno momenti interessanti perché ho un aneddoto pizziano da raccontare. No, ma però mi piacerebbe qui far notare la regia proprio che c'è sta dietro questo gioco. Come avete visto nella scena del ristorante, ogni personaggio ha dei movimenti che sono, come abbiamo detto, prestabiliti. Anche questo evento che vediamo qui, sì, come dicevi tu, sono eventi che noi possiamo anche perdere, esatto, se non siamo lì in quel momento, nel momento giusto. Tra l'altro vedi, questo bambino ha trovato un fischietto e continua a dire è morto, ed è questa ancora una delle cose che poi si scoprirà. Che cosa vuole dire? Soltanto alla fine, cioè alla fine del gioco, perché questo è in effetti, quelle cose, ecco, sì, si possono perdere e non fa niente, perché sono delle, come dire, delle cose che ti tornano solamente se conosci il finale, quindi magari le apprezzi di più al secondo giro, no? Sì, è proprio uno di quei generi di giochi che si prestano parecchio a essere rigiocati, quindi anche essere apprezzati, cioè per essere letti ed apprezzati al massimo bisogna, insomma, rivederli più volte, anche perché poi non dura tantissimo, sì, esatto, se non ricordo male. Sì, è abbastanza breve, anche perché appunto è molto concentrato in questi giorni che precedono la prima guerra mondiale. Infatti sono tutti coinvolti in qualche modo, quasi tutti coinvolti, questo treno per lo scoppio della guerra. Vedi, continua a dire è morto sto bambino pestifero. Ma ti volevo chiedere, ma tu, diciamo, questo gioco come lo consideri? Cioè, quante stelline gli vogliamo dare? Dai, buona volta. Ah, dobbiamo andare proprio le stelline andate, su quante? Dai. Su 5? Su 5 il massimo, io sono sul 4.5. Scusa, la mezza stellina non esiste. La mezza non esiste, che palle, cara. E poi c'è ancora la nostra tipa. Vedi, la Anna Wolf, ecco, sì. con quella faccia. È bellissima, lo so che la tecnica di animazione è bellissima, sì. Secondo me. Ci ritorneremo sicuramente perché è molto interessante e soprattutto è unico il modo in cui è stato usato in questo gioco. Vedi, in effetti qua Robert prende l'identità di tale. Ecco, ascolta, devo dire sta cosa al telegramma, perdono. Allora, come vedi, c'è scritto ancora arrabbiato per Cooper. Nel telegramma precedente, che in effetti era quello che aveva mandato Tyler a Robert, c'è scritto: spero che tu non sia ancora arrabbiato per storia di Cooper. Ora, dovete sapere che io quando ero già liceale, facevo questo, invadevo le case degli amici e giocavamo a queste avventure gravi, che cercavo di diffondere il verbo già allora. Abbiamo giocato un sacco di roba, da Broken Sword a Black Dahlia, no? E ci faceva molto ridere sta cosa del telegramma, perché fa riferimento a una cosa che non si capisce, come il fatto
della ragazza con i capelli rossi, no? Dice, ancora arrabbiato per Cuba, ma che vuol dire? Si sa. Cioè, perché in effetti appartiene probabilmente a una backstory di precedente, no? E quindi ancora arrabbiato per storia di Cuba. È diventata poi, in effetti, successivamente, è una cosa che ci ho dati da 15 anni questa, una citazione del gioco Shadows of the Empire Star Wars. Sì. Quando a un certo punto nella demo, che poi in realtà è un minigioco, c'è Luke che legge una nota di Obi-Wan in cui Obi-Wan dice spero che tu non sia ancora arrabbiato per storia di Cubindi, che è un pianeta di guerra stellare. Questa cosa non l'ha capita giustamente nessuno, perché tutti quanti capivano il riferimento del Gungan a tre teste, cose così. Però nessuno capiva sta cosa di Cubindi, quindi adesso lo svelo. Ecco, era un riferimento della stack, ho capito solo io. Vabbè, comunque, vabbè, però sai, queste cose, questi piccoli riferimenti alla backstory, cioè, rendono anche la vicenda più credibile, cioè, più articolata e anche più affascinante, secondo me. No, ma secondo me, nonostante evidentemente era stato pensato per proseguire, o comunque per avere un premio, appunto ci torneremo, in realtà il gioco è comunque molto affascinante così da solo, perché proprio anche per questi dettagli, cioè ci sono questi dettagli che rendono il personaggio di Robert ambiguo in qualche modo, che è, perché poi in effetti lui si scopre che da subito, se leggi le cose del suo inventario, che lui sta scappando dalla polizia, per questo è salito in corsa dal treno, no? Quindi praticamente c'è qualcosa che sta nascondendo, si sa solo che un medico così, ma in qualche modo non esercita la propria professione, no? E quindi è molto interessante. Lui, nonostante è un personaggio positivo, in mezzo comunque a un marciume incredibile, perché qui praticamente tutti nascondono qualcosa, agenti segreti, trafficanti, in realtà lui è un personaggio positivo, però resta ambiguo sicuramente quello che viene prima, e quindi questo è uno di quei casi in cui il giocatore sta interpretando un personaggio che non sa esattamente come reagirà, cioè non è un avatar del giocatore, ma è un personaggio con una sua identità propria, no? E tanto qui si può anche restare seduti mentre la gente mangia, è una cosa meravigliosa, cioè ti rendi conto? Che appunto mangiano per tipo metà del viaggio. Perché... Esatto, sì, no, loro mangiano gravemente. Ecco, vedi, questa è la scena in cui, se non sbaglio, si può anche intervenire. Qui c'è Schmidt che si sta presentando a Anna Wolf, ed è un momento mitologico per lui, perché lui voglio dire, vabbè, c'è la Barzotto quando viene Anna Wolf, diciamo la verità, cioè lui è attratto tantissimo da questa donna, e quindi praticamente cercherà di sedurla per tutto il gioco in qualche modo. Lei fa un po' la gatta morta, e quindi la cosa è un po' sospetta, diciamo, un po' così, no? Se non sbaglio, qui Robert potrebbe intervenire rovinando questo momento idilliaco, ma però Pannocchia non ha avuto però vedi, ecco, e proprio questo conferma che in effetti il gioco è veramente molto molto vasto, cioè per ogni minuto di gioco in realtà succedono delle cose che non riesce a vedere tutto. Ecco, per esempio, anche questa è un'azione facoltativa, questa di consegnare questa fiaba in russo che ha trovato Robert all'anarchico, che si rifiuterà di tradurla, cioè non ti dirà niente, fa un po' da così vago, infatti lui se la riprende, dice mi scusi, se ne va. La traduzione verrà fatta poi dalla ragazzina, no? Che è molto più gentile. Vabbè, quindi scopriremo questa cosa che riguarda proprio l'aspetto più, diciamo, sovrannaturale della storia, perché questo gioco qui è ispirato alla roba, diciamo, innanzitutto è un Whodunit, come insomma la roba di Christie in qualche modo, no? Però è anche ispirato alla molta roba filmografia di Hitchcock, e c'è anche un qualche modo un retrogusto indianagionesco in qualche modo, questi elementi soprannaturali. Fra l'altro Jordan McNair l'ha proprio detto che è ispirato in parte a Indiana Jones, ecco. Che poi adesso brevemente, poi vabbè, abbiamo già quasi finito, quindi lo dirò magari la prossima volta sta cosa. Questa connessione con Indiana Jones non è casuale, secondo me. Ah, quindi lasciamo con questo cliffhanger. Sì, una sorta, sì. Non so, ho parlato tantissimo, ma dovevo introdurre questo gioco perché non l'ho detto, ma per me sono 5 stelline, lo devo dire. Per me forse è nella top 5 di sempre. Quindi sì, no, bellissimo. E va bene, quindi noi abbiamo cominciato a fare questo commento audio, non so come proseguirà, adesso vediamo anche un po' come, se vi piace, se non vi piace, fatecelo sapere in qualche modo, sia
sia commenti su Facebook dove prepara a voi, e noi torneremo il prima possibile per commentare anche le scene successive, il seguito di questo gioco, e niente, speriamo anche di farne altri di video, no Alberto? Magari certo. in cui magari parlo un po' meno io. No, ma va bene anche così, nel senso. Vabbè, ok, allora un saluto a tutti e seguiteci ovviamente il nostro podcast Calavera Caffè e la nostra pagina che trovate su Facebook. Ciao 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 ciao. Ciao, alla prossima.